Então foi um acontecimento muito importante. Eu tenho a convicção de que os frutos disso virão nos próximos meses e nos próximos anos, porque política internacional é assim, você planta e demora para você começar a colher. Nós já temos uma boa relação comercial com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul. A China já é o nosso maior parceiro comercial hoje no mundo e, portanto, foi um acontecimento extraordinário, sabe, para o Brasil e eu diria para eles também. Porque o Brasil provou que é correto a política de diversificação da nossa relação comercial. Quanto mais parceiros você tiver, quanto mais você tiver espraiado pelo mundo afora, vendendo e comprando, menos dependência você tem e mais chance de você sair bem na crise como nós saímos. Da una parte abbiamo la Troica, il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, la Banca Mondiale, che con i piani di aggiustamento strutturale hanno distrutto le potenzialità di autodeterminazione dei popoli, hanno fatto gli usurai al punto che l'Argentina e l'Ecuador, per poter uscire dalla loro crisi imposta dal Fondo Monetario Internazionale, hanno dovuto fare un ragionamento molto semplice: arrivederci e grazie, noi i soldi del debito non ve li ridiamo, e i soldi che dovevamo dare a voi, al Fondo Monetario Internazionale e alle vostre politiche di strozzinaggio, che facevano sì che non potessimo pagare neppure gli interessi, perché erano interessi usurari, noi li dedichiamo a investimenti sociali. E l'amico e carissimo intelligente economista che si chiama Correa dice al Fondo Monetario Internazionale: signori, fuori dal nostro paese. L'altro giorno c'era pure Alessandro, siamo stati a Milano con Evo Morales. Evo Morales ha detto: sapete come ho risolto il problema col Fondo Monetario Internazionale? Dicendo: andatevene dal mio paese, non entrate più, ce la risolviamo noi. Bene, da una parte c'è la BCE, la BCE presta all'1%, sono bravi. Solo che prestano all'1% al sistema bancario le nostre risorse, a ragione Tsipras e a ragione Siriza, per far comprare i titoli del debito pubblico che la Grecia è costretta ad emettere al 20-25%, lucrando senza investimenti produttivi e creando anzi disoccupazione e precarietà e morti nel Mediterraneo, perché la colpa è loro dei morti che avvengono nel Mediterraneo, perché la colpa non è di chi come mio padre doveva emigrare per andare a trovare lavoro e chi non gli dà la possibilità. E poi basta con questa ipocrisia, da una parte le multinazionali e dalla parte di questo PD vergognoso, facciamogli elemosine, diamo qualcosa all'Africa, ma diamogli la possibilità di svilupparsi, di creare un proprio modello di autodeterminazione economica, eccetera. Basta con queste forme di colonialismo e di imperialismo. Bene, lì non si produce, si fa finanza e si fanno soldi, si fanno semplicemente soldi. C'è anche la Banca del Sud, che presta all'1%, presta all'1% con una restituzione dei fondi a 40 anni per fare cooperative, per fare investimenti sociali, per fare le missioni in Venezuela, per permettere all'Alba di dimostrare che un altro mondo è possibile ed è concreto, fuori dalla logica del profitto, ma con la solidarietà, la complementarietà con il Sucre, con una moneta di conto compensativa, che compensa ovviamente, lo dice la parola stessa, quelli che sono gli interscambi, senza passare per la dollarizzazione. Mi fanno segno di finire e allora finiamo alla grande. Ieri si è chiuso il vertice dei BRICS. Lì si fa una banca che vuole finanziare le infrastrutture, vuole finanziare gli investimenti sociali. Bene, dall'altra parte invece si privatizza tutto. Da una parte si fanno le missioni, come sta facendo il grande governo Maduro, e stanno iniziando gli investimenti sociali, dall'altra parte invece si taglia lo Stato sociale, si taglia completamente lo Stato sociale. Bene, da una parte si dice complementarietà, dall'altra parte si dice profitto. Da una parte si dice precarietà, ieri i dati che sono usciti sul Venezuela, il Venezuela ha dimezzato in questi ultimi anni, nonostante la guerra economica, ha dimezzato il tasso di disoccupazione. Da una parte i ragazzi e i miei figli, i vostri figli, non hanno case, non si possono permettere di fare delle case, dall'altra parte si danno le case gratuite. Ieri nasce questa grande ipotesi
dei BRICS, che non sono come l'ALBA. L'ALBA ha già una traiettoria di transizione socialista. I BRICS però dicono: vogliamo il nostro spazio autodeterminato. Voglio concludere con questa battuta. Ieri nel vertice dei BRICS si parla dell'università dei BRICS, cioè un'università basata come le università, come l'università bolivariana, come l'università di Cubacella, sulla cultura pubblica, sulla gratuità, sull'innovazione, sulla possibilità che docenti come me possono dire quello che vogliono e poi si può sentire o meno. E dall'altra parte il grande governo di centro-sinistra, la grande possibilità di espansione, la grande speranza dell'umanità, fa una delle leggi più vergognose che conosce questa